Buongiorno amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi in questo video vado finalmente a provare con la Big Shot le fustelle che avevo ricevuto durante le festività, insomma, in metà dicembre dalla L Beats. Quindi le andiamo a provare. Ovviamente non proveremo quelle natalizie, ma proveremo le altre perché ovviamente ormai Natale è passato e quindi buttiamocelo alle spalle e cominciamo questo 2022 con un'aria diversa. Se ovviamente non avete visto il video unboxing della L Beats, andatevelo a vedere. Come sapete, la L Beats ha riservato un codice sconto per le iscritte al mio canale. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, cliccate sulla campanella per le notifiche e se vi va, ovviamente, ragazze, sempre un commentino, un like per sapere cosa ne pensate. Allora, le fustelle che avevo preso c'erano, vi mostro i codici prodotti brevemente. Erano queste, che sono ovviamente quella che è natalizia, e quindi diciamo che eventualmente ve la mostro come taglio su un foglio semplice perché direi che adesso è passato il periodo. Ed invece quelle che voglio andare a provare sono queste. Vi mostro il codice prodotto. Questa e questa con le farfalle. Ovviamente non so cosa andremo a realizzare perché stamattina, oggi, è un work in progress, quindi io comincio a tagliare. Proverò sia con il cartoncino nero, col cartoncino bianco e con le mie carte d'acquerelli e probabilmente proverò anche a ritagliare qualcuna di queste carte, sempre fornitemi dalla L Beads, che sono un po' vintage. Provo, vorrei vedere insomma se riesco come dimensione a ritagliarci qualcosa, se no le proviamo queste con le fustelle più piccoline, quelle uscite in dotazione dalla Big Shot. Quindi probabilmente il video lo metterò velocizzato perché ovviamente non starò lì a dirvi nuovamente come si posizionano i piani da taglio, i piatti da taglio, però vi metto giù nell'info box e anche qui se riesco, ogni tanto dimentico di metterli anche qui nelle schede, vi metterò il video in cui faccio lo spacchettamento perché questo è stato il mio regalo di Natale e quindi mostro in breve come si utilizza. Qui vedrete il video velocizzato. E poi, casomai, vi spiegherò io col sottofondo musicale che andrò a scegliere quello che vado a fare. Probabilmente farò delle cartoline o probabilmente decorerò qualche pagina del mio book book journal, intanto mi dimentico, art journal, il mio libro giornale, quello che è, insomma avete capito, che ormai è lì dal mese di novembre, fermo con le quattro frecce. Ho abolito, ho lasciato anche quella cosa, che ovviamente adesso sono in relax, tra virgolette relax, sto più tranquilla, superato il periodo natalizio, ci si mette un poco in pace, ci si prepara alla primavera, quindi probabilmente vi mostrerò anche qualcuna di quelle pagine, non lo so, state con me e guardate questo video. Ciao! Vado quindi a prendere la mia carta d'acquerello che ho realizzato con questo effetto di pellicola trasparente. Per chi non sapesse come farlo, ovviamente vi metto il link giù nell'info box per realizzare queste carte da sole. Bastano i fogli d'acquerello, mostro tutto in quel video. È veramente molto molto semplice. Prendo quindi la mia prima fustella e vado e decido. Come vedete, metto i vari ripiani. Anche di questo, se non sapete come costruire il sandwich per ovviamente andare a tagliare, vi metto anche di questo il video di riferimento. Quindi posiziono ovviamente le mie fustelle, una la metto al contrario per la fretta di girare il video e vedrete che poi non l'ho tagliata, in realtà quell'altra forma verrà soltanto imbossata. Vado quindi sotto la mia macchina e fustello. Scusatemi, c'è in qualche punto urto la camera e quindi vedrete un po' di movimento. Quindi vado ad estrarre il mio sandwich e come vedete uno non si è tagliato e quindi lo metto da parte e l'altro invece è perfettamente tagliato. La fustella, devo dire la verità, taglia veramente bene. Le fustelle hanno poi
sul retro hanno dei forellini e io quindi vado con una forbicina all'interno di questi forellini per poter estrarre poi più facilmente la mia parte fustellata, il mio cartoncino fustellato. Vi faccio vedere ovviamente su un colore più a contrasto, eccolo qua sul cartoncino nero, si vede che veramente è bellissima questa tipologia di fustella. Questa invece messa al contrario in realtà si è embossata. Quindi vado a prendere, invece, come vedete qui poi vi mostro che in realtà dovete procedere con attenzione a sbucherellare tutte le parti che sono rimaste attaccate. Vado a prendere ovviamente un altro cartoncino e vado ad eseguire quindi un altro taglio. Prendo la mia macchina e semplicemente procedo come sempre. Scusate. Un po' di mal di mare e vedrete che in questo caso, avendola posizionata nella maniera corretta, ovviamente ha tagliato perfettamente. Prendo le forbicine e vado a fare un po' di pressione tra i vari forellini per poterla estrarre, perché la carta veramente rimane inserita perfettamente all'interno della fustella. E poi con una forbicina, come vedete, vado a estrarre tutti i pezzettini più piccoli per pulire alla perfezione le nostre immagini ritagliate. Eccole qui tutte e due, quindi proseguiamo e vediamo un pochino il da farsi. Vado poi a prendere l'altra fustella, quella a cornice, e provo su un cartoncino più sottile, perché i primi cartoncini da acquerello ovviamente erano da 250 mg, questi invece sono più leggeri, questo nero, e diciamo che si può tranquillamente utilizzare, però si deforma facilmente. Ve lo mostro ovviamente su un colore chiaro per farvi vedere il taglio, che è perfetto, ragazze. Veramente queste fustelle sono veramente molto molto belle, e proprio per questo motivo provo a ritagliare un cartoncino più spesso, e direi che per quello che dobbiamo fare noi, cartoline e scrapbooking, decisamente lo spessore più grande, uno spessore maggiore della carta conferisce consistenza, e quindi l'effetto finale, guardate, vi sto mostrando tutti i cartoncini all'acquerello che veramente sono carinissimi. Poi vedrete che le cartoline che realizziamo, la prima è veramente grazie al cartoncino, per me, a mio avviso, ha veramente un effetto delizioso. Quindi vi mostro tutti i vari cartoncini, e questi sono i quattro pezzi che abbiamo ritagliato con le fustelle. Prendo dopo delle cartoline prese di quella tipologia economica tipo da tiger, e questo è il cartoncino che andrò a ritagliare. In questo caso, vedete, sto utilizzando una carta su cui ho effettuato delle pennellature con il colore. Vado a ritagliare da questa carta un pezzettino che possa contenere ovviamente la mia immagine ritagliata. Vado a ritagliare anche due striscioline, dopodiché prendo la colla per carta. Se avete ovviamente una colla spray tipo questa, proprio per scrapbooking, direi che è l'ideale, perché con la colla stick si hanno più difficoltà. Incollo, vedete, queste due parti, quadretto e strisciolina posizionate un po' di lato, poi con un pennarello di quelli sottile vado a disegnare delle rondine, e poi con un pennarello, con un pastello, scusate, giallo, vado ad evidenziare tutto il contorno. Utilizzo materiali semplici che potete avere tutte, proprio per semplificare l'esecuzione delle nostre cartoline. Sempre col pennarello nero vado ad evidenziare la parte sottostante, la striscia di colore. E poi con un marroncino tenue, vado a fare una sorta di ombreggiatura intorno alla mia cartolina. Poi ritaglio due piccoli tag, questi sono usciti dalla Big Shot, sia il cuoricino che il piccolo elemento tipo che vedete superiore, non mi viene il termine, ma ci siamo capite, quindi vado a posizionarli sulla mia cartolina. Dopodiché, sempre con un po' di pastelli e pennarelli, vado a mettere in evidenza alcuni punti. Questo poi ovviamente sarà il vostro gusto personale. Poi vado a effettuare una scritta with love, e questa potrebbe essere ovviamente una cartolina da spedire per San Valentino, semplicemente un qualsiasi tipo di augurio fatto con amore. E come vedete, questa è la nostra cartolina
finita la prima, adesso ne andremo ovviamente a effettuare una seconda. Guardate che bello il contrasto tra questi elementi colorati e quelli più chiari ritagliati con la nostra fustellatrice. Direi veramente carina, delicata, ma allo stesso tempo che porta molta allegria. Vado poi ovviamente a prendere i materiali per effettuare la nostra seconda cartolina. Questa volta come base utilizzerò un cartoncino nero e poi procederò con ovviamente la colla. Vado a ritagliare, a togliere tutti i pezzettini che non si erano ovviamente distaccati, poi sovrappongo un altro cartoncino per evitare di toccare con le mani che trapassi attraverso i fori la colla stick. Quindi se usate la colla stick potete fare delicatamente come ho fatto io. Dopodiché semplicemente quindi vado a decidere come posizionarlo al di sopra della mia cartolina. Anche in questo caso prendo un pastello sull'azzurrino turchese e vado a disegnare un contorno, poi metto semplicemente una linea e una scritta for you. Queste sono le due cartoline che abbiamo realizzato con le fustelle della Elle Beads. Direi che sono veramente carinissime e insomma semplici da fare ed alla portata di tutti. Semplici cartoncini e cartoncini colorati. Se vi piace voi ovviamente potete fare i cartoncini realizzati con gli acquerelli o con la gouache, come ho fatto io in questi casi. Starà veramente a voi. Ve li mostro più da vicino. Io queste due cartoline le trovo veramente adorabili. L'altra, come vedete, ho messo la scritta for you e un cuoricino, quindi cartoline con degli affetti. Poi dietro ovviamente possiamo scrivere tutte le dediche che ci piace fare per i nostri amici, per le nostre amiche, per il nostro fidanzato, marito, insomma, vedete che con semplici tocchi di colore veramente si possono fare cose carine, deliziose ed alla portata di tutti. Ve le mostro anche su un fondo più scuro per darvi il risultato, insomma, e l'effetto finale. E poi alla fine del video vi mostrerò anche una pagina in cui ho utilizzato l'altro tag. Come vedete, l'ho incollato su una parte ritagliata di carta, quella effetto mare, di cui vi ricordo trovate sempre il link giù nell'info box. E poi ho fatto una semplice cornice con un pastello a contrasto di colore fucsia. Ho fatto anche una scritta alquanto discutibile, a volte la fretta non paga come in questo caso, però era giusto per mostrarvi l'effetto di questa fustella. Ci ho messo poi, vedete, uno sticker di lato di una forma di farfalla che richiami gli stessi colori. Questa ovviamente è una pagina del mio art journal che ovviamente non ho terminato, ma ho lasciato così, però mi andava di mostrarvi l'effetto particolare di queste carte all'acquerello e di queste fantastiche fustelle. Questo è il risultato finale, poi dopo andrò a fare le scritte del caso e con questo ragazze vi saluto ed auguro a tutte buona creatività. Ciao!